Bombu Pandoli, benvenuti in un nuovo episodio di The Sims 4. Dopo un po' di tempo siamo tornati, però. Ehi, eccoci qua con la nostra famigliola. In tutto ciò dobbiamo vedere lui. Si può vedere l'albero genealogico. Vedi che figlio suo! È suo! Ma io non gliel'ho mai fatto avere. Questo è il punto. Perché tu... cioè, da dove? Ok. Mentre lei, vediamo un attimo, lei è figlia di loro due, ma perché gliel'ho detto? Ma Nicola, boh, non mi giustifico da dove arrivi. Va bene. Arrivato così dal nulla, però ce lo teniamo volentieri. Direi di creare la stanza per i bimbi, perché tutto va bene, ma tenerli così anche no, direi. Ok, fatta una stanzetta un po' così improvvisata, veloce, giusto perché anche loro abbiano il loro spazio in cui andare, eccetera. Abbiamo sempre il cane che si beve questa, che era la sua pipì. Perché bevi la tua pipì? Io non commento. Una cosa molto interessante che ho appena notato è che fra pochi giorni c'è questo, che è il Festival del Raccolto, che è, come possiamo vedere, una sorta, per esempio, di Halloween. Un Halloween qui per i Sim. Quindi io direi di provare ad arrivarci e vedere un po' cosa succede.
Ma cosa stai combinando tu lì, ma scusa? Festival del raccolto. Eccoci qua, finalmente. Ma in tutto ciò cosa dobbiamo fare? Vediamo un po'. Decora, quindi dobbiamo decorare la casa. Poi dobbiamo parlare con gli gnomi. Ah, questi qui, carini. Poi. Ok, con Alessio possiamo cucinare dei pasti buoni e infine parlare con un altro sim sulle cose di cui si può essere riconoscenti. Va bene, sono tutte cose semplici che possiamo fare. Vediamo un po' adesso che si svegliano. Oddio, ma abbiamo gnomi dappertutto! Cosa? E il cagnolino. Patatino, ma io stavo messo la cuccia qua, veramente. Va bene. Ok, dai, ora che sono abbastanza a posto, vediamo le decorazioni. Queste, credo. Mettiamole qua. Appena finisce di mangiare, vediamo. Appendi le decorazioni. Oh mio Dio, aiuto! Così sarebbe. Che figo però! È bellissimo, adoro sta cosa. No, aspetta, vediamole bene. C'è le lucette così, bello! Pure sul giardino. No, mi piace, che figo. Adesso andiamo con lei, vediamo un po' sta cosa degli gnomi. Ma no, proprio adesso te ne sei andato, sei serio? Ah, eccoli. Cosa dobbiamo fare? Accontenta. Dai dell'insalata, non lo so cosa si deve fare, aiuto. Sì, giustamente te lasci per terra perché dici tanto c'è l'Arianna che fa tutto. Beh, no. Ah, ok, e basta, così. Boh, fatto l'ha fatto. Ora tocca anche a lui fare. C'è della torta in mano, diamogli la torta. Questo boh, cosa vorrà? Che ne so. No, perché? Perché lui è diventato tutto giallo e a lei no? Forse ho sbagliato. E boh, diamogli dei giocattoli. No. Aiuto, non va bene, mi sa. Implora perdono, è arrabbiato. Anche questo. Questo boh non dice niente. Siamo pazzi? Ma cosa? Mi sa che non l'ha perdonata. Fantoni, guardate la neva. Inizia a nevicare. Manca infatti un solo giorno all'inverno. Infatti, ecco qua. Adesso dobbiamo entrare a fare questo festival e poi siamo in inverno. Sì. Inizia infatti già a nevicare, che bello. Festival del raccolto ha avuto successo. Giada si è divertita un mondo ed è riuscita a fare tutto quello che aveva programmato. Ma perché c'era da fare roba anche per i bambini? È stata piuttosto positiva. Elisa è riuscita a fare molte cose che si era prefissata, più o meno, dai. Ma non tutte. Si augura di riuscirne a fare ancora di più l'anno prossimo. E invece per lui, anche a lui è andato molto molto bene. Infatti con Alessio abbiamo fatto tutto. Alessio, cosa stai facendo? Ma io boh, veramente. Meno male che è lui il cuoco di casa, perché veramente se non fosse lui, aiuto. Io non commento.
Meno male che ha finito di cucinare, va, che magari qua ci buttava a fuoco la casa. Evitiamo, grazie. Allora, detto fra noi, io non so quanto lungo stia venendo questo video. Io sono qua che sto registrando da 2 ore, però mi piacerebbe tanto in questo episodio portare anche questa festa, il giorno della parlata da pirata. E boh, ci proviamo. Tanto in fin dei conti inizia alle 6 di sabato e ora sono le 9 di venerdì, quindi manca poco. Ecco qua il giorno della parlata da pirata. Ah, vedi che anche i bambini allora hanno degli obiettivi. Ok, vediamo un po'. Nicolò ignora la tradizione. Allora, parla come un pirata. Arr, è tempo che ti eserciti con il gergo dei bucanieri. Questo è il giorno in cui dovrai parlare come il più fiero dei pirati. Va bene. Ah, ecco, canta della festività giorno della parlata da pirata. Complimentati per la tenuta. Racconta una storia di mare. Lei è proprio spettegola sul bottino, scambia storie piratesche. Sentila lei come parla. Anche lui. Però Elisa è brava. Shabula Martingsies. Yibla, Fribble Sway. Zigby. Luffin, Screamer Dove. Argadaploni. Shwabby. Chissà che lei ha completato l'obiettivo. Oh, aiuto. Eh sì, lei sì, ora tocca a lui. Ah, ma sai forse cosa ho capito? Perché i bebè non hanno l'interazione come magari ce l'ha lui se premo su di loro. Che aspetta, ora non c'è più. Ecco che c'ha il teschio. Perché loro sono bambini, infatti se io vado su questo mi dice Nicolò ignora la tradizione perché è un bebè. Quindi probabilmente perché non sanno parlare. Anche se però ha la comunicazione al massimo, quindi non saprei. Probabilmente è perché sono ancora piccoli. Tanto c'è il cagnolino, poveretto, vuole andare fuori. Eh sì, ha da fare bisogno. Non glieli facciamo fare in casa, va. Dato ci viene fuori che Cuccio ha imparato a fare la pipì all'aperto. Ecco, ok, ora ci fa anche qualcos'altro, appunto. Sì, ma con quale logica? Va bene, non facciamoci domande. Si butta via per piacere. Sì, praticamente il giorno della parlata da pirata era semplicemente parlare. Fare 2 o 3 discorsetti e boh, fine. Con Elisa ha avuto successo. È stata formidabile. Elisa si è divertita un mondo ed è riuscita a fare tutto quello che doveva fare. Idem Alessio. E boh, niente, è finita così. Cioè, onestamente, scusate, ma mi è sembrata una festa un sacco insulsa. Però vabbè, non importa. Tanto sei stanco. Insomma, mangia. Vabbè, come potete vedere siamo ufficialmente entrati nell'inverno. Difatti anche qui ce lo dice. Magari nel prossimo episodio affronteremo il Natale e il Capodanno. E boh, niente, io direi comunque di concludere qua questo episodio. Ma hai le orecchine, Alessio? Nel prossimo episodio andremo a toglierglieli. E boh, niente, concludiamo qua. Lasciate, mi raccomando, un mi piace al video. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. E ciao!